Bentornati per il venerdì di A Tutto Gol. Nonostante la pausa, noi ci siamo. Oggi parleremo di tanti argomenti: Dusan Vlahovic e lo strano caso, il presidente commisso, Fiorentina reduce da una sconfitta, ripartirà poi lunedì contro il Venezia fuori casa. Tanti saranno gli argomenti con Riccardo Galli, La Nazione. Buonasera, buonasera, ciao, buonasera. Buonasera Riccardo. Suona Sonia Nichini, la signora in viola. Suona, stava per suonata. Stavi pensando a quello, suppongo. Buonasera a tutti. È tornato e con grande piacere vi presento Sandro Bennucci, Firenze Post. Buonasera a tutti, è stata la prima uscita e sono contento comunque di esserci, sto bene. Avanti. Titolare insieme a noi oggi, questa sera. Marco Ligreci, per i vostri messaggi, news, informazioni e tutto, insomma. Buonasera a tutti, un saluto anche agli amici a casa. Ricordiamo il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, 342-1971-871, invece la nostra mail a tuttogol@toscanatv.com. Grazie mille Marco. Riccardo, voglio iniziare proprio da te, ti chiedo i numeri di questo Dusan Vlahovic, cosa è stato offerto dalla Fiorentina e quello che sta succedendo, insomma, anche secondo la tua opinione. Allora, diciamo, alla Fiorentina non ci facciamo mancare mai niente, perché quello che è successo questa settimana, che doveva essere la settimana... No, sinceramente me l'aspettavo, mi aspettavo proprio in riferimento alla partita contro il Napoli, si era chiuso con questa, ora la partita complicata diventa quella del contratto di Vlahovic, ma direi una bugia... ammettendo che mi sarei aspettato una situazione di questo genere. La situazione si è accesa, si è infiammata improvvisamente, mi chiedi le cifre, tutto questo è successo, volendo iniziare da questo e poi sarà motivo di dibattito per buona parte della serata, è quando la Fiorentina, esattamente qualche giorno prima la partita contro il Napoli, ha fatto a Vlahovic la terza o quarta proposta di rinnovo del contratto, l'ha fatta via mail. In queste mail c'erano scritte le cifre del nuovo contratto, ovvero i famosi 4 milioni a stagione per la prima stagione, poi le successive, quindi le altre tre, erano un 4 più 1, e quindi 5 milioni, ecco, 4 più 1 era scritto sulle mail, 5 poi sì. È in sintesi, e c'era anche il dettaglio della notula da versare al manager, che era di 3 milioni. E a queste mail, che la Fiorentina sinceramente si aspettava una risposta positiva o perlomeno un appuntamento a Natale, quando commisso sarebbe tornato in Italia, ha risposto di no, e il manager di Vlahovic ha risposto di no, motivandola con questo tipo di richieste: i 5 milioni sarebbero dovuti essere lo stipendio per la prima stagione, le altre 3 sarebbero dovute essere di 6, e soprattutto c'era la notula per il manager di da 3 a 5 milioni e il famoso 10% sulla rivendita del giocatore. La Fiorentina ha preso atto di questo, l'ha letto come poi, e questo, e qui entriamo nelle parole commisso, l'ha letto come un no definitivo all'ultima proposta di rinnovo, e da lì è uscita la Secondo te l'atteggiamento di Vlahovic è giusto o sbagliato? Ma no, giusto non si può definirlo giusto, assolutamente, secondo me no, perché ovviamente il no grazie deve essere netto a questo punto, dire no, io non voglio rinnovare, non tanto perché voglio più soldi, ma perché non voglio rimanere più qui. In questo modo invece è stato un rilanciare, ma credo la Fiorentina abbia capito che quel rilanciare era un no in forma indiretta, quindi non trovo giusto quello che è successo, anche perché, lo ripeto, non l'ho detto casualmente, è la terza volta che c'è stato un no con questo rialzo, la prima volta fu in ritiro, poi parleremo anche di questo, quando da Moena venivano segnali positivi sul rinnovo, ma io ero a Firenze, invece dall'entourage del giocatore arrivava invece una ferma chiusura, diceva no, non è vero che noi stiamo per rinnovare, quindi io credo alla terza volta la Fiorentina abbia deciso di dire basta. Sonia Nichini, il tuo articolo è iniziato: Dusan Vlahovic, che delusione, risparmiateci un altro sgarbo. Lo sgarbo è quello che sta passando sotto, io vedo, ho visto un messaggio di un nostro ascoltatore, ecco, è quello lo sgarbo che sta passando e sto leggendo con ansia, perché sarebbe un film che si ripete per l'ennesima volta. Con la Juventus. Con la camicia faccio tappezzeria però io, vabbè. niente, scusate la nota di colore. Dico questo perché io sono come Riccardo, no? Ho pensato, noi nemmeno nella sosta ci si rilassa, no? Si poteva tirare una boccata d'aria, un po' ci si riposa un attimino, via, il campionato
penso che tanti di noi non ci si sarebbe immaginati di essere a questa sosta della nazionale con 12 punti. Che bello, questo campionato era cominciato sotto buoni auspici, ma vuoi star tranquillo? Allora io ho anche scritto, un mio amico dice, noi tifosi viola siamo nati per soffrire e ci riesce di molto bene, su questo non ci piove. È antipatico perché io sono presa da un tourbillon di emozioni, di sensazioni, di giramenti di balle. Alla fine dei salmi si chiude in questo, perché mi sono stufata di presidenti, mi sono stufata di calciatori, mi sono stufata di procuratori. Sì, ma io ti ho detto, ma si poteva fare una sosta di quelle, sosta tranquilla, scampagnata, il tempo non ce lo permette, ma per dire, no? E niente, non si riesce a fare mai un periodo del tutto tranquillo. Questa cosa un po' scoppiata per modo di dire, nel senso, io suppongo che all'interno del gruppo, all'interno della società, bene o male si sapesse dove si andava a parare alla fine dei salmi. Ci hanno fatto capire, hanno fatto bene, io lo dissi l'altra volta, ha fatto bene Commisso a farci sapere quanto la Fiorentina gli ha offerto, come sta la situazione, perché ero convinta, io resto convinta, che se Commisso fosse tornato in America con questa punto interrogativo ancora pendente su Vlahovic, avrebbero tutti detto, hai visto? L'aveva detto, lo faceva firmare, l'è andato via. Tanto noi siamo simpatici, io lo dico, io per prima, quindi siamo noi simpatici, noi fiorentini, no? Quindi ritengo che sia antipatica questa storia. Le cose che a me dispiacciono, io parlo semplicemente da tifosa, perché poi basta con questi da bilanci, plusvalenze, stipendi, ingaggi, che non siamo commercialisti, voglio fare la tifosa. E la tifosa dice che io capisco le ambizioni, perché tutti noi ce l'abbiamo, nel piccolo, nel grande, eccetera, eccetera. Capisco l'esigenza di capisco la voglia di guadagnare di più. Tutti noi abbiamo figli, se avessi un figlio, il procuratore ci dice, lo manda a giocare là, guadagna 4 volte tanto. Ok, però c'è modo e modo, come tutto nella vita, io penso, no? Io a Dusan ci ho creduto fino a ieri l'altro. Praticamente, io facevo, no, questo c'ha la faccia da bravo ragazzo, dai, sbandiera. Messaggi anche d'amore. Sbandiera, allora, caro Dusan, devi sapere che le parole hanno un valore, cioè se te parli un mese fa nemmeno a Dazon e dici io e la mia famiglia si è scelto Firenze e l'amore, e ho scelto di rimanere perché con italiano ci si divertirà e tutte queste cose, la riconoscenza, mi hanno cresciuto, una cosa o un'altra, quando sai benissimo che te ne andrai, chetati! Chetati, te l'hanno sentiamo Sandro Bennucci, chetati. Tanto dopo continuiamo. Che cavolo. Sandro, la tua opinione. Io parto da una riflessione, le cifre le ha dette molto bene Riccardo Galli. Io parto dal procuratore, perché è lì il problema e vi spiego poi perché. Il procuratore voleva guadagnare 5 milioni subito e praticamente se la clausola rescissoria della Fiorentina fosse stata 80 milioni... Era 75, questo avevano trovato l'accordo. 80, no, almeno. Quindi avrebbe preso altri 7 milioni e mezzo, bravo. 8. 8 più 5 fa 13. Quanto era la lotteria di Capodanno? Non so se c'è ancora. Mi sembra sia 5 milioni. 5 milioni. Allora lui vinceva 3 volte la lotteria di Capodanno. Senza comprare il biglietto. Senza comprare il biglietto. Beh, allora, anche quello. Signori, questo è solo per dare l'idea, ma sicuramente Mino Raiola avrà guadagnato di più, il Mendez. Di Ronaldo e anche di Gattuso sicuramente guadagna di più, ma non è possibile che il calcio sia preso, diciamo così, per il collo in questa situazione. Quindi io ricordo benissimo le battaglie dell'avvocato Campana negli anni 70, cominciavo a fare questo mestiere, anzi ero già assunto a Stadio e seguivo l'associazione calciatori, che era giusto che ottenesse che cosa? Che i giocatori non fossero più tesserati a vita e quindi schiavi praticamente, fra virgolette, perché guadagnavano dei bei soldi anche all'epoca, comunque legati alla società per sempre, la società che decideva, ma non è possibile essere arrivati all'opposto, cioè nel senso che siano i procuratori a fare il bello e il cattivo tempo e a decidere chi vince anche lo scudetto e a decidere soprattutto a quanto deve ammontare il loro conto in banca. Quindi io l'ho già detto e lo ripeto, UEFA,
FIFA e comunque tutti coloro che controllano il mondo del calcio devono sicuramente pretendere che ci sia un albo dei procuratori anche con diciamo regole etiche e deontologiche, come le abbiamo anche noi giornalisti, del resto che non guadagniamo quelle cifre, anzi siamo una categoria ora molto distante da situazioni anche normali, e con le regole che le regole parlino anche di percentuali. Di percentuali sostenibili sia dalla società sia dai calciatori, da tutti, questo è il punto. L'altra questione, sì, cosa, poi... perché allora, mi è piaciuto tantissimo quello che hai detto, Sandro, relativamente a come negli anni che tu dicevi il problema era l'opposto, no? Erano lo strapotere delle società nei confronti del dipendente in questo caso. Esatto. Ora però si è arrivati all'estremo opposto davvero, è una cosa ormai fuori controllo. Quindi come a quell'epoca si andò a correggere la situazione, io mi auguro che davvero questo strapotere, guarda, ha detto una cosa molto stadio giusta. Mi mandò a sì, l'aveva Parigi. Già detto anche l'altra sì, volta. Sì, però oggi la fotografia... Nel 1976 ci molto fu chiaro. Una riunione a Parigi, dove su Stadio Titolai nasce a Parigi la Carta del Calciatore. La Carta del Calciatore prevedeva tutta una serie di... e soprattutto lo svincolo. Ecco, lo svincolo perché era la catena che teneva legati tutti, e si ribellarono, c'era grandi campioni anche all'epoca, per esempio per l'Italia c'erano Bulgarelli, c'era Mazzola, e mi pare Rivera, non me lo ricordo, ma sicuramente aveva aderito anche lui. Per la Fiorentina c'era De Sisti, cioè era una situazione in cui tutti loro si ribellavano perché andavano sull'onda degli attori, dei cantanti, eccetera, e avevano un manager che curava i loro interessi, a quel livello era giusto. Oggi, Riccardo, siamo perfettamente d'accordo. Siamo nella situazione opposta, dove bisogna porre un freno a un qualche cosa che minaccia di essere senza freni. Quindi, anche questo perché è. Vlahovic ha un contratto fino al 2023, quindi non sei tutelato nel guardo a Vlahovic, finisco subito. Il giochino è proprio quello, Sonia, cioè te non rinnovi, arrivi a un anno dal rinnovo e a quel punto prendi per il collo la società, anzi la strangoli, perché gli fai capire che non firmi, e se non ti vende subito come vuoi te, a quel punto sei svincolato, non costi più nulla, cioè non, a bilancio non sei più parametrato e quindi non esiste, cioè non può più andare bene. Tornando, io ho fatto un pezzo anch'io su questa cosa, perché il giorno stesso in cui è venuta fuori la notizia da parte di Commisso, in questo caso lo ringrazio perché ci ha fatto scrivere, ci ha fatto lavorare in maniera giusta, ha dato la notizia senza che ci fossero fughe di notizie, ha fatto benissimo. Nello stesso giorno, giornale che io rispetto moltissimo, rispetto tutti i giornali e tutti i colleghi, Tutto Sport esce dicendo che la Juventus ha il piano Vlahovic, ed è un piano uguale agli altri, uguale a quelli degli anni passati, di Bernardeschi, di Chiesa, eccetera. Era questo, allora, Bernardeschi, era questo, Chiesa, lo benissimo. Guardiamo il servizio di Gabriele Taverni, dove parla di Vlahovic e fa anche un paragone alla situazione di Bernardeschi e Chiesa. È dato l'assist. Dusan Vlahovic un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Senza alcuna offesa per nessuno, scusate se ci giochiamo un po', anche perché non sono passati neanche 3 mesi da quando il serbo mostrò la faccia più dolce a chi lo osannava. Come? Potresti firmare, dai! Ma chi? Quando mi offrono, firmo. Belle risposte, mi piace. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti, scriveva Pirandello, e l'ennesima maschera forgiata da tiepide illusioni si è materializzata ancora una volta dalle parti del Franchi. Ma niente ipocrisie, la stessa maschera viene indossata sempre più spesso all'interno del mondo del calcio. Lo sport più bello del mondo è diventato business, soldi, carriera. Non c'è più spazio per le emozioni pure, non è più il tempo dei beniamini. E non ci meraviglieremmo se tra qualche anno cesseranno di esistere in giro per Firenze i tifosi con le maglie dei calciatori. Vlahovic come Bernardeschi e Chiesa. Il Carrarino disse no grazie ad una ricca offerta rimpolpata dalla possibilità di indossare la fascia da capitano con il 10 sulla schiena. Privilegio concesso a poche stelle nel firmamento viola. Il tutto un po' come Vlahovic, dopo aver dichiarato amore a cuore aperto nei confronti dei colori viola. Stessa faccia, o meglio maschera, della solita medaglia.
Federico Chiesa ha dovuto rinnovare il contratto con la Fiorentina, ma solamente per la strana formula di pagamento imposta dalla Juventus per strapparlo da Mamma Firenze, l'ultimo talento volato in altri lidi, prima dell'ultima illusione firmata dalla coppia Vlahovic-Ristic. I calciatori passano, la Fiorentina resta, basta solo non restarci fregati durante il percorso. Un allenamento, per così dire, che la Fiorentina sta pagando a proprie spese, nella speranza di stare presto alla larga dagli illusionisti. Servizio di Gabriele Taverni, bravo, Gabriele, molto interessante, bravo, bravissimo. Sì, bello anche il montaggio, sì, tutte le foto. Ora bello, aspetta, venivo da te per dire montaggio. L'ultima frase, i calciatori passano, la Fiorentina resta. È quello che si dice. Però Firenze è città d'arte. Più a Firenze di sentire. Saluta chi arriva e chi parte. Sì, è città d'arte, infatti. Con le foto di Bernardeschi e Chiesa. È quello non volevo vedere lei. Volevi dire saluta chi arriva e chi parte. Sì, certo, saluta. Però è quello che dà fastidio, cioè sempre sentire. Allora, innanzitutto un quesito amletico di quelli proprio pesantissimi della serie. Perché scappano tutti i ragazzi del nostro vivaio che si sono cresciuti qui, quando fanno un passettino in più diventano bravini, non ancora, pigliano e se ne vanno. Questo è l'ennesimo, cioè fa male. Tifoso sapere che i tuoi ragazzi, da Bernardeschi a Chiesa, a Vlahovic, vogliono andare. Ancora Vlahovic, però non sappiamo. Ok, però se tanto no, se che piove, finisce così, lo facevano. Allora, quegli altri, Federico l'aveva la camiciola a strisce, ok, Dusa non ce l'avrà, gliela mettono procuratori la camiciola a strisce, perché lo dicono, e questo io dico che sarebbe l'ennesimo sgarbo. Abbozziamola di preparare ragazzi, di crescere i nostri ragazzi e mandarli alla Juve. Ma dov'è sto progetto di crescita, se no? Cioè, capisco tutto, non lo puoi trattenere, mandala a Tottenham, mandalo dove tu vuoi, mandalo lontano. Un'altra volta la Juve ci mette un attimino in difficoltà, a me come tifosa mi dà fastidio, dirà, ma se quella che mi paga di più mi dà di più. Voglio vedere se Vlahovic fa l'asciugatrice, perché se si è venduto la lavatrice Chiesa a rate, a Bischero, volendo anche, vediamo se si riesce a vendere a rate l'asciugatrice Vlahovic. Almeno prendiamo i soldi che si deve avere per poter reinvestire e ripartire, perché mi sembra a me che se no siamo punto e a capo. A me dà fastidio vedere questa storia qui, perché io pensavo che finalmente questo, per come è partito il campionato, per i buoni propositi eccetera, potesse essere veramente l'anno del definitivo, della volta, vabbè, sono stati 2 anni tribolati, apprendistato, Covid, problemi vari, questo forse è l'anno che ci si diverte. No, siamo di nuovo nelle beghe con queste situazioni. Poi ti ripeto, le colpe vanno spartite, perché io non salvo nessuno, ti dico la verità, non è che se certo, prima ho detto che aveva fatto bene Rocco a parlarci di questa cosa, ti dico che poi continuare nel discorso e mettere la questione definitiva ci mette ampiamente in difficoltà, perché ora vai al mercato di gennaio e tutti sanno che la Fiorentina è senza attaccanti, non senza però Paolo. Forse la Fiorentina si sta già preparando, senza tra l'altro attaccanti. Lo spiegherà subito dopo. Allora, abbiamo la pubblicità, poi i messaggi da casa e poi continuiamo sempre con questo argomento. Made in Italy Tuscany Academy. Il primo istituto tecnico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. Mita, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Grazie al Ministero dell'Istruzione e Regione Toscana Giovani Sì. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono 1000 motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook.
Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in Via del Castagno, a Prato. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linea scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali. Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. Ayer guachel hulashe o si ayer achel hakuda chumi mutad hakuda ay abay na mo te perder a chokar kul ara ara ñu ñu achabay achabay na mo te kadicha ayer no tenía comida y la niña estaba mal lloro. In tutto il mondo, milioni di bambini come Fatima, Leolida e Monica stanno morendo di fame a causa di guerre, povertà e siccità. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per salvarli dalla malnutrizione. Con la tua donazione mensile puoi garantire a tanti bambini malnutriti cibo terapeutico e cure mediche salvavita. Nessun bambino dovrebbe morire di fame. Chiama ora Save the Children all'800-98-8845 e dona 9 euro al mese. Grazie. Prima di iniziare volevo capire da casa i pareri, perché alcuni sono contro commisso, allora, anche altri. Sì, se la tona per Marco c'è stasera, sempre la divisione in due fazioni, chi si schiera dalla parte del presidente e chi si schiera dalla parte del giocatore. In questo caso, diciamo, non che che ci sia grande maggioranza, però i messaggi sono questi, ovvero fare fuori Vlahovic oggi significa rovinare un buon inizio di campionato per la Fiorentina, sarebbe un errore farsi accecare dall'orgoglio controproducente. Un altro messaggio è riferito a quello che diceva Sonia. Luciano D'Empoli scrive: la cosa che mi chiedo è come può fare una società come la Fiorentina a costruire una grande squadra se anche la politica dei giovani va a farsi friggere come si è visto negli ultimi anni. Vinceranno sempre solo i più potenti. E poi l'ultima domanda che vi rivolgo allo studio è questa: ma alla fine della storia tutto questo polverone a chi giova? Ci scrive Marco. A Giova Vlahovic e il suo procuratore. La risposta Sonia, giustamente, giova al giocatore e al procuratore. Fra l'altro c'è un'altra cosa da dire, oggi ho letto alcuni pareri di ex calciatori i quali sostengono un fatto molto preciso, che alla fine non è che il procuratore sia il brutto, il cattivo, il babau, cioè, chiaramente il giocatore gli dà spago e lo sostiene, perché non è che perché se Vlahovic l'avesse voluto la forza avrebbe... comunque ce l'ha grazie anche al calciatore che certo, ma è proprio questo, ma non è il calciatore, se non è d'accordo con quello che fa il procuratore o potrebbe volere una via di mezzo, o lo cambia oppure gli dà delle indicazioni lui. Cioè, non è che il procuratore sia, voglio dire, il Deus ex machina totale, nel senso, il procuratore è quello che fa
ufficialmente gli interessi del calciatore e Sandro, in questo caso anche i propri. Lo tutela, ma non rappresenta la volontà in esclusiva, perché la volontà ognuno ha la sua. Però allora il calciatore potrebbe opporsi. Appunto, ecco, diciamo, appunto, ti sto dicendo questo. Questa è una cosa, è un messaggio, mi sembra abbastanza scontato, ma se il calciatore volesse si potrebbe cambiare anche l'accordo. Cambia il procuratore, sì, e lui dice che dove vuole andare a parare. In questo caso, però, ripeto, non voglio demonizzare nessuno, diciamo che alla base c'è un sistema che non regge, che non può andare bene, e ha ragione l'ascoltatore, prima mi pare Luciano D'Empoli, che ci segue sempre, lo salutiamo. Sì, lo saluto con grande affetto, sono tornato e quindi abbraccio anche Luciano. È questo, non è più possibile competere con squadre che poi magari hanno 200 o 300 milioni di deficit e nessuno dice nulla, ecco, anche questo va detto. Gli stessi club inglesi, che sono ricchissimi, sembra, alla fine hanno anche loro dei bilanci incredibili, per cui FIFA e UEFA dovrebbero vigilare anche su questo, cioè da una parte mettere un freno ai procuratori e dall'altra il gentleman agreement, cioè il bonus, ora mi sfugge il termine giusto, ma insomma l'attenzione ai bilanci ci deve essere. Ecco, quindi da una parte si frenano i procuratori, dall'altra si impone alla società di avere un bilancio che sia sano, e non può essere un bilancio così che va verso un fallimento che non arriva per i grandi club, perché alla fine vengono salvati sempre, ma non è giusto. Quindi se una squadra, la società come la Fiorentina, riesce negli anni a tirar fuori calciatori che si chiamano Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e poi tanti altri, potrei andare indietro, se ne trovano, Baggio è quello che ci ricordiamo più di tutti, Antognoni ce lo ricordiamo perché è quello che è seppe dire di no negli anni 70 e 80 e seppe dire di no a tanti soldi e seppe dire di no perché lui l'ha sempre detto, e io posso essere buonissimo testimone, ha sempre detto che da questa città non si sarebbe mosso. Ecco perché quando c'è stato l'allontanamento di Antognoni dalla Fiorentina, io ho preso le difese di Antognoni fino in fondo e mantengo quell'atteggiamento, anche se poi tanti gli hanno sparato addosso in maniera assolutamente ingiusta. Allora, leggevo Dusan Juve, della Juve lo sappiamo già da inizio campionato. Sonia, in pubblicità mi hai detto cosa è successo, che poi Marco ci fa anche vedere. Sì, no, una dicevo cosa che più leggera, ovviamente. È una cosa più leggera, ma quando ti dico tanto tu no che piove, ci sono dei segnali che un po' inquietano, no? Delle circostanze, delle coincidenze. Allora, il signor Lapo Elkan ha twittato, credo si dica così. Brava. Guarda, Marco, non mi prendete per demente, ha twittato. Complimenti, ecco, quello lì, bravo ragazzo, Marco. Un grande giocatore, siamo dalla tua parte, e qui mi vengono solo parolacce che non posso dire. È stato ripreso il discorso dei cori razzisti a Bergamo, che chiaramente devono essere offese di serie B rispetto a quelle fatte a Firenze, a Koulibaly, condannabili al 100%, certo. Ma ritengo anche quelle di Bergamo, a quale nessuno ha sentito, una banda di sordi ci doveva essere appresso. Comunque questo non era l'argomento, ma ritwittando il video dove si sentono le offese a Vlahovic, il signor Lapo Elkan si è sentito in dovere, con grande piaggeria secondo me, una slinguazzata. Secondo Marco, cosa ne pensi di questa, di questo tweet? Ecco, anche in ritardo rispetto all'episodio. Poi. Cosa penso? Penso che comunque abbia trovato il pretesto, che comunque appunto, come diceva la Sonia, si parlava appunto di questi cori riferiti a Koulibaly, e lui ha, siccome comunque sono state usate due pesi e due misure su due episodi comunque simili, sì, e discriminatori, credo che comunque abbia preso la palla al balzo per poi fare un assist, comunque un complimento di vicinanza al giocatore, semplicemente. Poteva resistare quello su Koulibaly? Sì, no, certo. Non è solidale con Koulibaly? No, non mi torna neanche a me, sono d'accordo. E vabbè. Un altro caso è quello di Belotti, che è un po' simile a Dusan Vlahovic. Guardiamo sempre il servizio di Gabriele Taverni e poi lo commentiamo, soprattutto perché se dovesse andare via Vlahovic, Riccardo Galli, forse ci sarà un altro attaccante che potrà venire alla Fiorentina. Però devi fare un ragionamento. Guardiamo questo e poi dopo ragioniamo anche. Mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
Un po' come Vlahovic, ma con un anno in meno di contratto. Insieme a Berardi, il nome di Andrea Belotti torna sempre a circolare nelle segrete stanze viola, qualora si debba tornare sul mercato alla ricerca di gol. E il presidente del Torino, Urbano Cairo, direttamente dal Festival dello Sport di Trento, sul futuro del numero 9, è stato categorico. Ma per il momento lui non ha firmato, non credo che abbia voglia di firmare, non lo so, io ho fatto un'offerta che andava al di là delle mie possibilità, poi dopodiché non posso costringerlo a fare nulla. Vlahovic, Belotti e offerte oltre le possibilità societarie. Due storie che si somigliano con la sola differenza che il centravanti campione d'Europa è arrivato alla soglia di 28 anni per un salto a livello di club che ancora non c'è stato. Complice anche lo scarso rendimento collettivo del Torino, Belotti da un paio d'anni ha subito una leggera flessione nei gol e nel rendimento, scavalcato letteralmente nel ballottaggio con Immobile in azzurro, ma ancora con i gradi di capitano granata. In caso di permanenza di Vlahovic o di soluzione estemporanea a gennaio, il nome del Gallo, abbinato a quelle due parole magiche parametro zero, farà gola a molti a giugno. Fiorentina compresa, che si ritroverebbe a cercare nuovamente sul mercato il proprio centravanti. Con Belotti che continuerà a condividere con Vlahovic il numero di maglia e lo status, quello di quasi separato in casa. Sonia, io canto. Se mi lasci non io canto, vale. Ho apprezzato la canzone. E quello è se mi lasci non vale. Ci troviamo in una situazione molto molto un paragone con Belotti che è quasi simile. Non rinnova più nessuno. C'è Insigne, c'è Kessié, c'è un sacco di giocatori che non ormai vanno avanti con questo. È diventata una moda. Non ho capito se conviene veramente fare i contratti annuali e i rinnovi di anno in anno, no? È inutile che tu abbia contratti se poi siamo a queste sceneggiate, ok. Ma infatti gli conviene ai calciatori in questo caso perché possono pretendere un ingaggio maggiore. Sì, ma ti ripeto, un giochino deve finire, se no Sandro viene preferito l'ingaggio rispetto al senso di appartenenza. Ma di non una esiste squadra, il senso di appartenenza, io bandirei, possiamo mettere una multa assoluta, una multa che viene fatta ai calciatori tutte le volte che baciano il simbolo delle maglie, tutte le volte fanno versi sconsiderati, ma di che ragazzi? Ma ti ripeto, Vlahovic un mese fa ha parlato da innamorato della Fiorentina quando sapeva benissimo che ci avrebbe lasciato. Ribadisco, io non voglio colpevolizzare Vlahovic, perché io sono anche d'accordo nel dire, come ho già detto prima, che è preoccupante che vadano via i ragazzi, vuol dire che nonostante una presidenza fra le più ricche, credo in Italia se non la più ricca, forse aiutami Riccardo, i calciatori non si fidano, perché probabilmente non vedono un'idea di progetto, un'idea di crescita. Non guardare che la Fiorentina quest'anno ha cominciato bene, che Italiano sta facendo un buon lavoro, che probabilmente potrebbe fare un ottimo lavoro. Sull'ottimo lavoro ci sono, poi vai ad analizzare la rosa e ti ritrovi, come con il Napoli, a avere una squadra che gioca bene i primi 45 minuti, poi arriverà a quegli altri. Non voglio stare ad analizzare il discorso della partita, il mio è quello che nel secondo tempo Spalletti ti spara l'artiglieria, in panchina c'ha dei nazionali e noi no. Quindi forse c'è anche questo che fa da disappillo, non so come si può dire, cioè da i calciatori preferiscono mettersi anche, che ne frega loro se Dusan Vlahovic, che ne frega lui se a Firenze poi l'anno prossimo lo fischiamo quando verrà a giocare, che gliene frega lui, non gliene frega niente. Quindi è solo una questione di rabbia per noi tifosi che vediamo andare via calciatori più importanti. Io però da tifosa sono anche preoccupata di questo, perché non me la prendo esclusivamente con il calciatore, perché capisco che anche la società ha le sue colpe. Ci siamo messi in un cul-de-sac, mi piace, oddio, è piaciuta questa cosa, del fatto che al mercato di gennaio ora noi ci andiamo così con cappi al collo, perché la Fiorentina a gennaio ci doveva andare per cercare il vice Vlahovic, ora gli manca fra poco il Vlahovic e il vice Vlahovic. Se li aveva presi a giugno, in questo momento si poteva fare anche quella cosa che minacciano, a quale ambiscano tanti sostenitori inferociti, quando dicono Vlahovic lo schianti in panchina, Vlahovic lo mette in tribuna. Di che ragazzi, ma chi gioca poi? Cerchiamo di essere intelligenti e razionali. Qualcuno la palla la da buttare dentro, la butti in russo?
se si era preso il Belotti del caso, il Berardi, chi tu vuoi, qualche altro giocatore importante, forse potevi giocare questa carta. Dopo ci soffermiamo su Berardi e poi ora Riccardo ci dirà dei probabili attaccanti a gennaio. Da casa, Marco, ci sono alcune domande. Sì, guarda, te ne leggo un paio. Allora, una che penso sia, diciamo, emblematica per lo stato d'animo di tanti tifosi, che ci scrivono: ma cosa ha fatto Vlahovic in 7 partite? Solo un gol, su azione per me è sopravvalutato. Secondo me questo è un po' il pensiero del tifoso arrabbiato che fa uscire appunto queste parole. Un altro messaggio invece di un altro telespettatore che ci segue assiduamente, che saluto, credo si chiami Salvo perché non si firma, però mi dà spesso degli spunti interessanti, e fa una domanda a Sandro che ti leggo e poi te la completo io però. Ci scrive: in tutta Europa, nella Fiorentina conta più il risultato sportivo o incassare soldi dai giocatori? In tutta Europa i giocatori vanno in scadenza senza questi problemi perché mirano agli obiettivi sportivi. A Firenze invece sembra contare solo fare cassa. Ma dove si vuole andare con questa mentalità? Ti dico io, la domanda che ti faccio è questa. Cioè, la Fiorentina, visto che Vlahovic ha il contratto in scadenza 2023, potrebbe anche imporsi e dire: guarda, da qui a un anno e mezzo rimani a Firenze, quindi rispetti il contratto e giochi, e poi magari rischi di perderlo a zero. Lo faresti, Sandro, oppure pensi che sia giusto ormai, visto che il giocatore vuole andarsene, farlo andare via e monetizzare? Allora, non è vero che in tutta Europa arrivano a scadenza di contratto felicemente. Arrivano a scadenza di contratto con giocatori trentenni o oltre trentenni. Non arrivano quasi mai a scadenza di contratto con ragazzi che hanno poco più di 20 anni. Però, Sandro, per esempio, il Milan l'anno scorso ha perso tanti soldi con Çalhanoğlu e Donnarumma, però fino all'ultimo la partita ha conquistato la Champions League con due giocatori in scadenza. Due situazioni del tutto diverse e del tutto anomale. Sì, quello sicuramente. Per il Milan, perché con Donnarumma il Milan non pensava ad arrivare a quel punto. Avevano rilanciato fino in fondo e lì è venuto fuori il Ristic della situazione, cioè Mino Raiola che ha giocato. Quindi non è così che le altre società non perdono i giocatori a zero, quasi nessuno. E sarebbe, secondo me, un delirio perdere a zero Vlahovic, che è sicuramente un giocatore che a bilancio è quotato. Quindi perderlo a zero sarebbe folle, a mio modo di vedere e di pensare. Bisogna dire un'altra cosa, non sono d'accordo con Soria quando dice bisogna offrire ai giocatori il progetto. Il progetto credo valga poco, l'importante per i calciatori oggi, forse non per tutti, non voglio generalizzare, ma è sicuramente l'ingaggio e la prospettiva di futuro che hanno. Questo è il vero punto. Il progetto, se gli dici che a Firenze si può arrivare in Europa o addirittura in Champions, oppure addirittura vincere lo scudetto, magari vengono anche più volentieri, ma non è che ti facciano lo sconto sull'ingaggio. Ormai loro sanno di avere davanti un tempo non lunghissimo e in quel periodo vogliono mettere a posto praticamente tutto il resto della vita. Questo è il vero punto. Parlavo prima del procuratore, sì, che in un colpo solo avrebbe fatto una, diciamo, si dice a Firenze, una giacchiata. Il giacchio è quello con cui si va a pescare, no? Avrebbe messo in tasca praticamente fra i 12 e i 13 milioni. Praticamente senza far niente, non è che sia andato in miniera o abbia, diciamo, scoperto, preso il Nobel per qualche cosa. Per cui è questo che non va bene, bisogna che queste storture vengano in qualche modo rimodellate. Il problema per la Fiorentina, ho visto Commisso ora ha dato un incarico molto serio, molto preciso al suo staff tecnico, dice: signori, non vi fate trovare impreparati a gennaio. Siccome probabilmente, io credo, e sì, potrebbe essere Riccardo anche giusto mandar via Vlahovic a gennaio con qualcuno che arriva a fare l'offerta giusta, glielo dai e via, però devi essere pronto a prendere il vice e il Vlahovic nuovo, che si chiamerà in un'altra maniera, chiamalo Raspadori, chiamalo Scamacca. Io punterei su un giovane, non andrei a prendere giocatori ormai. Abbiamo visto per esempio Zeko a Firenze non è mai voluto venire perché evidentemente aveva delle mire ben diverse e con ingaggi molto più, diciamo, sostanziosi di quello che avrebbe potuto prendere a Firenze. In ogni caso, giocatori da prendere ci sono,
per esempio, non mi farei sfuggire l'occasione, se te prendi dei soldi per Vlahovic, anche di comprare Orsolini del Bologna, più Orsolini che Berardi, dal mio punto di vista. Berardi è già, allora, dopo parliamo di avanti, questo. Orsolini potrebbe essere buono. Prima della pubblicità io vorrei fare una domanda a Sonia. È giusto secondo te fischiare a Vlahovic in questo momento? Il tifo? Allora io ti dico quello che farei, cioè, può destabilizzare l'ambiente, soprattutto il calciatore stesso? Ti dico quello che farei io, e non sono una signora quando vado sugli spalti, te lo garantisco. Però in questo momento non lo fischierei. Poscia, rimandiamo, cioè è chiaro che se mi fai le partite col broncio e col dolore di corpo mi giocava Chiesa, poi mi stizzisco, ma lui non lo ha mai fatto, abbiamo sempre sottolineato come fino ad oggi avesse dimostrato almeno sul campo una certa professionalità. Io personalmente sono perché lui giochi, perché io tengo la Fiorentina e voglio che la Fiorentina vada avanti come ha cominciato, quindi bene in questo campionato. Quindi lui deve giocare. Spero che continui a giocare come ha giocato ora. Se poi il campo dirà altro è un discorso, ma io in questo momento non lo fischio e lo voglio in campo. Perché possiamo dire si è comportato da professionista, almeno in campo. In campo, ovviamente. Sì, anche se il rendimento è giusto, in questa stagione è stato inferiore. Ora io non voglio fare i discorsi della Volpe e l'Uva che ha fatto un gol solo, ragazzi, l'anno scorso ancora ci ha salvato, non diciamo di fronte, via se sette no, partite, siamo solo a sette partite, se non sbaglio sette partite e quattro gol di cui tre sul rigore, sì. Ecco, fa quello, e troppe volte, io infatti qualche volta non gli ho dato nemmeno la sufficienza, perché gioca spalle alla porta. Come questa Prandelli, ultima partita, e dopo Prandelli guarderemo gli aveva detto di fare un altro tipo di gioco e altri tipi di movimento. Guarderemo anche le pagelle più tardi, ora c'è la pubblicità e torniamo tra pochissimo. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. toscanaaeroporti.com. Comunicare. L'uomo ne ha sempre sentito l'urgenza, fin dalla notte dei tempi, tanto da arrivare a inventarsi dei veri e propri strumenti. Naturalmente, pian piano, questa tecnologia andò affinandosi, evolvendosi, fino ad arrivare a quello che conosciamo oggi. La domanda è, si può andare oltre? Con Pigital, forse. Se dici batterie, dici Electromec Batterie Varta, un mondo interamente dedicato a pile, batterie, caricabatterie di ogni tipo e per tutte le applicazioni. Auto, moto, camper, carrozzine per disabili e computer, con oltre 30 anni di esperienza. Non buttare il tuo utensile a batterie. Electromec rigenera e sostituisce la batteria del tuo apparecchio da lavoro e per la casa. Electromec Batterie svolge servizio di assistenza e installazione ed è centro specializzato Pile Varta. A Firenze in via Baccio da Montelupo 53B, via di Ripoli 69AB, via Livorno 27 e via Tosco Romagnola Sud 16, località Fibbiana Montelupo Fiorentino. Se vuoi gustare un caffè di ottima qualità, lo puoi trovare a Prato da Lombardi Caffè. La tradizione del buon caffè passa di qui. Dal 1980, punto vendita diretta di cialde e capsule delle migliori marche e compatibili. Vuoi un servizio ancora più comodo? Nessun problema. Con una semplice email o con una telefonata riceverai a casa il tuo caffè. Inoltre, Lombardi Caffè fornisce in comodato d'uso le proprie macchine per il caffè per tutte le aziende di Firenze, Prato e Pistoia. Da quest'anno anche punto in viola per trasformare i tuoi acquisti in premi ed emozioni.
la ditta Traversi Romano si occupa della raccolta, recupero e stoccaggio al coperto di rottami ferrosi e non di ogni tipo. Le aziende possono conferire i loro scarti metallici direttamente da noi, oppure usufruire del nostro servizio di comodato gratuito sui container. Non solo, ci occupiamo noi di tutta la documentazione necessaria e del rilascio dei certificati a norma. Siamo della ditta Traversi Romano di Settimello, che commercia in rottami. Siamo lieti di accogliervi in sede. Allora, se Vlahovic dovesse andare via, forse la Fiorentina si sta già preparando per i nuovi sostituti, ce lo spiegherà Riccardo Galli, però prima guarderei sempre un servizio di Gabriele Taverni sulle note di Venditti su Berardi. Ecco. Certi amori, Sonia. Eh sì, è proprio vero, certi amori fanno dei giri immensi e poi tornano sempre, ma amici mai, almeno sul campo, fino ad ora, dato che la Fiorentina è da sempre una delle vittime preferite di Berardi, con 8 gol all'attivo tra il Franchi e il Mapei Stadium. La bufera scatenata dal mancato rinnovo di Dusan Vlahovic porterà la Fiorentina nuovamente sul mercato a gennaio. Obiettivo, se cessione sarà, portare in riva all'Arno profili giusti in grado di garantire i gol del serbo. Le storie di Domenico Berardi in arte Mimmo e la Fiorentina avrebbero potuto intrecciarsi già da quest'estate. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, in maglia nero-verde ha messo a segno 100 gol tra Serie A e Serie B, ma il percorso in Emilia dell'esterno campione d'Europa sembra al capolinea. Dopo aver portato il Sassuolo addirittura in giro per l'Europa, Berardi ha voglia di iniziare una nuova avventura. Ad agosto le richieste degli emiliani non sono state accontentate, ma a gennaio la Fiorentina potrebbe riprovarci sul serio, forte del desiderio del calciatore stregato dal calcio d'italiano. E che, come avrebbe dichiarato ad Amici Stretti, vedrebbe Firenze come una piazza su misura per lui, con la Fiorentina che si ritroverebbe in casa un calciatore di 27 anni, nel pieno della maturità, con i colori viola come punto d'arrivo. Corregionale del presidente commisso e grande amico di Marco Benassi, altri due punti a favore del possibile buon esito della trattativa. E come si suol dire, se son rose, fioriranno. Che poeta, no, allora, a me è difficile riprendere da qui, allora. No, va bene, allora, quest'amore su Berardi... Da questo su Berardi, però poi anche chi potrà venire... Sì, sì, no, no, Berardi sicuramente è un giocatore che la Fiorentina, dice bene Gabriele cercato, nel servizio, l'ha cercato, vorrebbe riprenderlo, probabilmente lo ricercherà in questo bailam del caso Vlahovic anche a gennaio. Ricordiamoci che Berardi sai anche come lo prendi, perché l'ultimo giorno del mercato la Fiorentina non lo ha preso perché aveva offerto 30 milioni e il Sassuolo dava per 35, quindi io credo che si riparta da lì se vuoi prendere quel giocatore. Voglio dire due cose, allora, la prima è di concetto a quello che stiamo dicendo relativo all'atteggiamento di commisso e alla rottura con Vlahovic. Io credo che la Fiorentina non sia assolutamente impreparata sul mercato, ovvero che la Fiorentina abbia fatto anche questa uscita forte di operazioni che evidentemente ancora non conosciamo, ma che porteranno a risolvere la questione anche in tempi brevi. Traduzione, poi forse Marco, non voglio anticipare la domanda, però traduzione, la Fiorentina fa lo strappo con Vlahovic anche a gennaio perché a gennaio sa già chi prendere, io questo lo credo. Se poi è Berardi o Belotti o Scamacca o un altro giocatore, io questo ancora non lo so perché credo sia successo quest'anno per la prima volta che la Fiorentina apra in senso diretto il mercato il 5 d'ottobre, non era mai successo e quindi...
Questo cosa significa? Dici, allora a ottobre non puoi sapere cosa prendi o chi prendi? No, lo potremo e mi auguro di scoprirlo e di poterlo raccontare. Però ecco, c'è così tanto tempo che può succedere bene che quello che oggi noi ne parliamo già tra un mese non è più valido perché la Fiorentina va su altre strade, ma questo è a livello giornalistico. Dico un'altra cosa relativa a Belotti, il paragone Belotti-Vlahovic regge, però la posizione contrattuale di Belotti è molto diversa da quella di Vlahovic e lo dicevamo in pubblicità, Belotti 3 anni fa Cairo poteva e voleva venderlo solo a 100 milioni, ora Cairo se non lo vende entro il 31 di gennaio, il 1 di febbraio Belotti può andare alla Fiorentina, al Milan o al Verona dove vuole andare a costo zero. Esatto, quindi questo per dire anche che il prezzo di Belotti oggi, se tu ricominci a dialogare con il Torino, può essere un prezzo assolutamente abbordabile, perché se quest'estate il Torino chiedeva 30 milioni, 35 milioni per Belotti, ecco, già ora questi soldi qui non li può più chiedere. Quindi, tornando a noi, la Fiorentina sta facendo mercato, lo sta facendo, e qui vado incontro a Sonia, secondo me su due attaccanti, perché la Fiorentina andrà... E questa è una notizia, è già... Sì, sì, andrà anche a correggere il discorso della riserva. Chiudo davvero, Cacone. Se tu oggi avessi avuto un attaccante di riserva minimamente migliore, una via di mezzo tra Kokorin e Vlahovic, sicuramente non saremmo a dire chi gioca contro il Cagliari. Probabilmente, visto l'atteggiamento di Commisso, contro il Cagliari avrebbe giocato chi? De Frel, Petagna, certo. Caputo, chi era arrivato? Questo non c'è, quindi giocherà Vlahovic e quindi Sonia dice bene, bisogna prenderlo, tenerlo e fino a quando non van via sperare che faccia le cose al meglio per la Fiorentina. Marco, per... Sì, la domanda l'ha un po' anticipata, però gliela rifaccio perché sì, voglio sì, una risposta certo. sintetica sì, e sì, chiara. No, ma non l'ho voluta bruciare, ma ecco. Venderesti Vlahovic a gennaio, quindi non so, magari per 60 milioni, perché ovviamente è più lontana la data di scadenza del contratto, oppure lo faresti giocare fino a giugno e poi magari a una cifra minore lo venderesti quest'estate? Allora, per mia sensazione, poi te l'articolo un attimo meglio, io lo venderei a gennaio se arriva la cifra giusta, quindi se arriva, se è reputato 60, se la Fiorentina vuole 70 e chi ti porta 70 lo venderei a gennaio. Ti aggiungo, e questo io lo farei, che però devi essere coperto, è ovvio che la Fiorentina in questo momento, mentre sta dicendo di ok, Liverpool mi porti 60 milioni, io te lo vendo, la Fiorentina deve avere già quei 20 per Belotti, 30 per Berardi, 35 per qualcun altro. E li deve avere per questo tipo di calciatori, perché a gennaio non mi può infilare nel campionato italiano, nella Fiorentina, un calciatore che viene da un campionato di qualsiasi altro posto. Cioè, secondo me sarebbe impossibile da concepirlo. Ecco, se tu mi dici 60 milioni sono, metà ha detto te, per Berardi o per Belotti o per chi sia, ma deve essere un calciatore che è già all'interno del campionato italiano, perché deve entrare e giocare, insomma. E ti arriva con le motivazioni anche giuste, perché lui lascia il Sassuolo, lui lascia il Torino. Rischiamo di fare un patatrac, insomma, diventerebbe complicato, perché Vlahovic sappiamo benissimo, per ora ha fatto 4 gol, ne ha fatti 3 su rigore, vabbè, sì. Rigori ce li danno, sono da buttare dentro, insomma, io non credo in questo fatto di Remmana, su 4 non ha fatti 3 su rigore, o messo a fare rigore, battere i rigori fosse una cosa così semplice, no? Ecco, quindi ci vuole un calciatore da gol, che faccia gol, ripeto, ne ha fatti 20, 21, quante ne ha fatti l'anno scorso Vlahovic? 21. Non facciamo di dimenticarci così velocemente che l'anno scorso ci ha mantenuto in Serie A. Potrà rendere quest'anno come l'anno scorso? Se ti dico dovesse rimanere fino dovesse rimanere, i numeri ce li ha. Ora, ovviamente stasera parliamo solo del suo futuro e di questo caso, però è un giocatore che potenzialmente... credo ancora debba raggiungere il livello massimo, e se gli scatta qualcosa io credo che sia uno che la butta dentro. C'è da capire il modulo di Italiano per il quale forse lui, il centravanti nel mezzo rifornito dagli esterni, può avere qualche piccola difficoltà, ma Vlahovic è un giocatore che segna, e se rimane alla Fiorentina segnerà tanto per la Fiorentina, se dovesse andare via, mettiamocelo in testa, segnerà tanto dove va a giocare. Ma anche no. Sandro, allora, può arrivare qualcuno anche? Dunque, secondo me la Fiorentina ora però può essere nelle condizioni giuste, al di là della situazione ambientale che si fa incandescente, sia probabilmente anche negli spogliatoi, non credo che sia tutto rose e fiori, perché ci sono anche giocatori che guadagnano molto meno di 5-6 milioni, anzi nessuno nella Fiorentina arriva a cifre, credo non ci sia nessuno che prenda 3 milioni, forse Calleon o 2-2. No. Sì. Comunque, sì, sì. No, non c'è nessuno. Quindi quando
insomma, l'unico si parla, era Ribéry 4. Vedete, sì, esatto, uno dei, la mela di Paride, ecco, negli spogliatoi è proprio quella quando un giocatore arriva ad avere un ingaggio importantissimo. Gli altri ovviamente dice vabbè, abbiamo la stessa maglia e quindi non siamo molto diversi, noi magari lui la butterà dentro ma noi si corre per andare a recuperarla. Oh, quindi già quella è una situazione difficile da gestire. Però la Fiorentina potrebbe avere due importanti possibilità. La prima è il tempo, perché come diceva prima Riccardo, sapere oggi è l'8 di ottobre, sapere l'8 di ottobre che comunque deve andare sul mercato per cercare alcuni giocatori, c'hai tempo e puoi andare, puoi spaziare, puoi sondare, perché in questo momento puoi solo sondare visto che il mercato è chiuso, ma i sondaggi lo sappiamo puoi fare anche in possono modo... essere fatti e possono essere fatti in maniera molto giusta e mirata. L'altro aspetto è che Italiano ora può dare anche lui delle indicazioni. Questa è la cosa più importante secondo me, perché è verissimo che con le due punte oppure i due esterni e il centrale che spesso non prende la palla, ecco, è più difficile far gol. Ma se nel gioco, nell'idea di gioco di Italiano ci possono essere giocatori diversi da Vlahovic, ecco, che lui dica e che la società a questo punto si metta in condizione di prenderli, che non siano impossibili, ma insomma giocatori possibili alle cifre di cui si è parlato prima, si va nell'ordine dei 20-30 milioni, che sono cifre importantissime, certo, non sono sciocchezze, ecco, si possono trovare. Italiano propone e la società poi dispone, e io credo che ci sia tutto il tempo per poter evitare, per poter fare di necessità virtù e quindi trasformare Vlahovic invece di un problema è anche al limite in un'opportunità. Ecco, la girerei così, se però Pradè e il resto dello staff riescono ad essere persone serie e concrete e non ti portano Malquit, Cocorin o altre persone. Cioè, ora questa volta credo però che non possano sbagliare nemmeno loro, perché il commisso questa volta gli ha dato un out-out molto importante. Credo che il 31 gennaio, se loro non avranno fatto quello che il Presidente gli ha chiesto, probabilmente qualche testa, come ai tempi di Maria Antonietta, può cominciare a cadere. C'era Malquit in panchina, visto? Nel Napoli. Oh, che bello, l'ho rivisto volentieri. Salutava. Sì, sono quelle cose che mi allargano il cuore. Malquit. Che tra l'altro Giorgio lo prendeva in giro Micheletti per la pettinatura, sì, un po' particolare. Però Osimè si assomiglia, come pettinatura. Dicendo la puntine bianche come Porco Spino. Sì, di moda, sì. I blondi, come sono? Marco, da casa. Marco Blondi. Casa anche... sono arrivati innanzitutto tantissimi messaggi, vi ringraziamo. Sono arrivati tanti messaggi. Crea tanta discussione. In panchina Vlahovic, così cominceranno a rispettarci. Sono arrivati adesso quelli che non sono arrivati prima. Quindi diciamo abbiamo fatto pari. Sempre diciamo, allora, si parla tanto dell'ingaggio, ne parlava prima Sandro, dell'ingaggio di Vlahovic, del rinnovo appunto. E Umberto da Prato ci scrive: secondo me la colpa è di Barone e Pradè. Se Vlahovic va via, dovevano farlo firmare quando Prandelli gli concesse una decina di partite per dimostrare il suo valore. Un anno fa non gli sarebbe parso il vero di firmare. E questo, diciamo, non ha tutti i torti. Secondo me, appunto, mi allaccio a questo messaggio. Chiaro, è più facile parlare con il senno di poi, quindi questo però senz'altro. Allora, scusa, Marco, vi riporto indietro. In quel periodo, quando Prandelli gli dette fiducia, gli insegnò anche come si fa a far gol, era in discussione anche Vlahovic stesso come titolare della Fiorentina. Non era detto che fosse lui. La Fiorentina stava cercando, stava scegliendo. Si parlava in quel periodo di comprare altri giocatori. Quindi sì, non però, era l'uomo giusto. Magari però bisognava trovare l'innesto giusto, arrivare al punto giusto quando si vide che il giocatore stava cominciando a segnare, a fare gol di Giovanottino. Se non vuoi andare in panchina ora, metti subito la firma sul contratto. Però rischiavano di andare in Serie B, perché se non c'era Vlahovic. Cioè, non gli avevano messa la pietanza. E soprattutto Prandelli. Però io credo, che in quel periodo, nel momento in cui Vlahovic ha cominciato a far gol, è lì
che doveva essere sfruttata la situazione, quando ancora non era diventata una stella, questo sì, voglio sì, dire. Sì, esatto, è quello che dice comunque il telespettatore. Sì, ma appunto bisognava trovare il momento giusto e avere anche lì la sensibilità giusta per arrivare a quel ragionamento, che non era forse semplicissimo, perché ripeto, Prandelli ha trasformato il giocatore. Ora credo che Italiano, se Vlahovic fosse rimasto, perché a questo punto lo do per partente sicuro, ecco, anche lui gli avrebbe dovuto però insegnare qualche altra cosa, perché ci sono anche dei movimenti in campo che a me non convincono più. Midusa. Quando lui sta troppe volte con le spalle alla porta, non è quello il gioco, il tipo di gioco dell'attaccante puro, quello che deve essere della punta e della prima punta. Vlahovic è venuto anche dietro a prendersi i palloni, gli ho dato atto, io lo seguo molto attentamente durante le partite, però ci sono dei momenti in cui di pausa e dei momenti in cui si fa accerchiare. Ecco, quando si fa accerchiare è finito. Ci sono giocatori che io ho visto, invece quel ragazzo del Napoli, Osimhen, che io avrei voluto ingabbiare nella partita appunto del Napoli, non lo ingabbi. Ecco, riguardo Osimhen, lo scontro Osimhen-Vlahovic, chi l'ha vinto in questa partita? Tutti hanno detto Osimhen. Sì, l'ha vinto Osimhen, tra l'altro noi non lo vediamo spesso perché non è la squadra che seguiamo. È veramente sta facendo crea tantissimo scompiglio, cioè a me di centravanti in quel modo piace, oltre che la condizione fisica, la rapidità e il modo in cui riesce a inserirsi in qualsiasi spazietto che gli viene lasciato. Quindi uguale a lui, Riccardo, è anche il ragazzo della Roma. Abraham. Sì. Assolutamente, quello che Mourinho non a caso ha voluto apposta portare a fine che a Roma. Non sono bellissimi da vedere perché sono dei centravanti molto mobili, però viscidi, ti riescono a mettere in difficoltà. Scambieresti con Vlahovic, Sandro? Ma uno dei due certamente. La domanda che ho fatto a Tommaso settimana scorsa. Assolutamente, siccome Osimhen credo che ora sia irraggiungibile per tanti motivi, il ragazzo della Roma certamente mi piacerebbe, ma credo che anche lui sia inavvicinabile, ecco, per la Fiorentina. Sonia invece Osimhen Vlahovic. E che devi fare, ragazzi? A parte domenica tra i due. E siamo su altri livelli ancora. Però avevamo detto venerdì scorso in studio: vince Vlahovic, preferiamo Vlahovic. Sì, è più giovane, allora noi si può anche dire preferiamo Vlahovic per amore di maglia, per cuore e tutto. Però quando poi li vai a pesare da un punto di vista tecnico, vedi che ancora c'è una bella differenza, che è quella che poi ha detto il campo. Cioè, anche se ti ripeto, la Fiorentina, secondo me, per il primo tempo, per l'ennesima volta, ha giocato anche bene, ha giocato bene, insomma, a me è piaciuta. Poi è chiaro, se a lungo andare, ancora forse nella preparazione, non siamo arrivati a certi livelli. Poi quando, ti ripeto, quando gli altri mettono in campo calciatori di riserva di tanto spessore, e poi alla fine è chiaro che diventa difficile, no? Ma non è che voglio dire che si sia fatto chissà quali danni, eccetera. Resta comunque una prima parte di campionato buona, positiva, ecco. La mia paura è complicarci la vita d'ora in avanti con la storia di Vlahovic, anche se ti ripeto, io sono convinta che nello spogliatoio Italiano sapessero e sappiano benissimo che Vlahovic non avrebbe rinnovato. Ma dai, mi sembrerebbe assurdo, è come se tu vai a lavorare in un ufficio, siamo 10 persone, cioè viene a sapere comunque se un già Italiano mia, sapeva di quando tutto. Vuoi Greta, parliamo anche di un'altra cosa, perché Vlahovic è sicuramente, noi andiamo in pubblicità, ma io voglio analizzare poi con te anche Fiorentina-Napoli, sì, le tue pagelle, perché Vlahovic ci sono, non è anche stato altri reparti della Fiorentina, sì, la difesa, una difesa di burro. Ecco, andiamo in pubblicità e poi ce lo spieghi. Scoprire vecchie abitudini. This is the final boarding call. Per tornare a volare, scegli il posto giusto da cui partire. Scegli la comodità, la facilità di parcheggio e tanti altri servizi. Gli aeroporti di Pisa e Firenze vi aspettano. ToscanaAeroporti.com.
Puoi farlo per sentirti più utile. Puoi farlo per conoscere nuovi amici. Puoi farlo per imparare sempre qualcosa di nuovo. Scegli anche tu di essere volontario. Non te la senti? Diventa socio. Con una piccola quota annuale accederai a tanti sconti e convenzioni. Sostieni la pubblica assistenza L'Avvenire Prato. Tu puoi farlo. CopyWord. Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Gas Time prosegue fino al 31 dicembre. Allacciati al metano e approfitta della promozione. Con 40 euro più IVA, allacciamento, attivazione e accertamento documentale. Vai su www.toscanenergia.eu o chiama allo 055 4380 444. Offerta valida per i comuni gestiti da Toscana Energia. Grazie alla nostra competenza tecnica, mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. Valle dei Fiori a Pescia, parrucche donna, tupè uomo, anche per chemioterapia. Consulenza, professionalità e discrezione per risolvere ogni esigenza dei nostri clienti. Prodotti di qualità, in capelli veri e sintetici, con una vastissima gamma di modelli, tagli e colori. Rivolgetevi con fiducia a Valle dei Fiori, via Marconi 67 Pescia. Siamo a vostra disposizione, con professionalità e riservatezza. Ci siamo fermati con la difesa di Burro, ecco. La Fiorentina in 7 partite 11 gol subiti. Sì, sono delle pagelle di questa anche Fiorentina, soprattutto in difesa. Le vogliamo vedere? Non ce le abbiamo, ma io le ho scritte. Vabbè. Quindi non so se te le ricordi, se vuoi ti interrogo. Il migliore è stato Drongoski con 7. Poi andiamo, Driozzola 6, Quarta 6, credo perché abbia fatto il gol. Biraghi 5,5, Bonaventura 6,5, Cocorin senza voto, Pulgar 5,5 e Torreira 6. Anche qui poi vi voglio chiedere se preferite Torreira a Pulgar. Duncan 5,5, Caglion 5,5, Sottil che è subentrato 6, Vlaovic 5,5, Gonzales sufficiente con 6 e Italiano 6. Sandro Bennucci. Vabbè, diciamo Torreira. Te li ricordavi tutti, sono sì, stata brava. Sì, sì. Ho dato 6 a Torreira perché quando è entrato mi è sembrato un pochino più sveglio, diciamo agile. Disciplinato. Ecco, disciplinato, uomo che poteva dare un po' d'ordine. Però, ripeto, la Fiorentina ha il tallone d'Achille dietro. C'è una difesa imbarazzante,
perché ripeto, prendere 11 gol in 7 partite, ma poi 8 li ha presi in 3 partite sole, 3 con la Roma, 3 con l'Inter e 2 con il Napoli. Che sono però le più forti del certo, campionato. Sono le più forti, no? Però comunque devi evitare di farti trovare, attenta, con la Roma potevi prendere qualcuno in più e anche nel finale con l'Inter avresti potuto prendere più gol, secondo me. Che Santo il... Dragoschi. Come? Santo Dragoschi. Ah, certo, e ci sono state le grandi parate del portiere anche a Bergamo con Terracciano che fece appunto San Pietro, nacque lì, e poi sempre Terracciano, se non sbaglio, a Udine contro l'Udinese, sì, anche lui grandissime, sì, parate. Ecco, se non avessi avuto portiere veramente bravo, tutte e due sono bravi e io non farei una gerarchia, sì, sicuramente ora il titolare, ora si è fatto male, quindi esce e entrerà Terracciano e noi lo accogliamo a cuor leggero perché sappiamo benissimo che almeno in porta siamo tranquilli. Non siamo tranquilli davanti alla porta. Cioè, attenzione, c'è un altro problema, il problema di mercato non è soltanto Vlahovic, ma volevo soffermarmi anche su, per esempio, Milenkovic. Siamo sicuri che a giugno non vada via? Ecco, io credo invece che abbia voluto rinnovare per un anno perché poi la Fiorentina avrebbe potuto metterlo sul mercato. Se ti va via anche Milenkovic, devi avere due difensori centrali forti, perché per ora abbiamo visto che Igor, Martinez Quarta, lo stesso Nastasic non sono difensori inamovibili come la coppia che poteva avere dei difetti, Milenkovic e Pezzella, però comunque dava un'altra stabilità alla difesa. Ecco, questa è una difesa troppo ballerina. Vuoi anche per il gioco di italiano, certamente, questo va messo in conto, perché la difesa alta come vuole lui certo ti espone a dei rischi, ma a maggior ragione allora devi avere due difensori centrali molto forti e che ti mettano al riparo da certe situazioni di gioco. Per cui credo che diciamo il reparto, lo staff tecnico della Fiorentina, oltre che a concentrarsi sulla punta e sull'esterno, quindi arrivasse la punta importante, vera, da 15-20 gol, e l'esterno, io preferirei Orsolini perché è più giovane e costa meno, perché Riccardo Galli, è vero che Orsolini, per Orsolini il Bologna voleva 15 milioni? Sì, sì, sì. Allora sì, io sì, credo che proprio queste condizioni date, Orsolini io a 15 milioni lo potrei anche prendere. E può essere, ora può essere anche più facile, detto Sandro, rispetto anche all'estate. Anche perché Bologna ha avuto dei momenti di crollo, difficili, non è detto rimanga, esatto, Mihajlovic, quindi magari cambia allenatore. A me Sarebbe più facile, secondo me, prendere Orsolini che Berardi. Berardi costerebbe, sì, sì, il doppio, perlomeno hanno chiesto il doppio. Per cui se prendi Orsolini e investi sia sulla punta e sul difensore, ribadisco, perché il punto è lì, quando hai preso un esterno forte, una punta da 15-20 gol e hai preso anche un centrale, beh, viva Dio, insomma, la squadra ci sarebbe. Soltanto non sarà semplicissimo prenderli, ma da qui a quando si riapre il mercato la Fiorentina potrà fare certamente un buon direttore lavoro. Sportivo davvero dovrebbe dimostrare in questo momento, in questa necessità e anche in questa disponibilità, perché ci può essere una disponibilità di soldi da parte della Fiorentina, le sue qualità. Se non le dimostri ora, caro Daniele Pradè, allora mi pare che anche chi ti ha dato fiducia forse probabilmente non Marco più. E poi sì, allora mi collego un po' al discorso che faceva Sandro sulla difesa. Allora, bisogna dire un po', insomma, la Fiorentina ha preso due gol su calcio piazzato comunque contro il Napoli e te lo faccio rivedere, lo rianalizziamo. Lo ricordo bene, voglio dire, sulle palle ferme è lì che devi stare attento, devi evitare. Però guarda, di ora gol. Ti faccio vedere, Sandro, questo schema che Spalletti ha dichiarato apertamente che ha preso, diciamo, ha ripreso dal Borussia Dortmund, stagione 2018-2019, vediamo gli interpreti, il gol è esattamente lo stesso. Qui sulla palla quello segnato appunto da Rachmani per il gol del 2-1 dei partenopei. Ma a maggior ragione mi dai l'assist per dire che la difesa della Fiorentina non può farsi sorprendere da Rachmani, perché devi stare attento ad ogni giocatore.
devi stare attento ad ogni giocatore potenzialmente capace di metterla dentro. Li devi coprire gli uomini quando sei in area e ti difendi su un calcio di punizione da su un calcio di punizione Sonia, diretto. Sonia, quindi, no, stavo, mi sembrava sulla, ricordavo chiudo, che... Scusa Sonia, proprio non ti rubo nulla, solo un attimo. Anche il secondo gol, che probabilmente ci poteva essere anche qualcosa da parte di Insigne su Dragoschi, ecco, però... E non puoi permetterti di lasciare il giocatore del Napoli, Lozano, solo lì, perché devi marcare. Se sei al limite dell'area piccola, non puoi permetterti di lasciarlo solo, perché rischi. E devi stare attento, devi avere una capacità, siccome addirittura si vede come riescono a fare gli schemi per fare gol, quindi giusto... Visto il fotocopia, sì, come uguale. Del Borussia, è uguale, ma a maggior ragione devi anche saper difenderti. Sì, perché ma ci sono degli errori, no? Mi metto una l'azione, ma ci sono anche degli errori che tiene in gioco i calciatori del Napoli. Certo, e poi ci sono all'inizio degli... sembrava fosse in fuorigioco, invece c'era Pulgar che certo, era partito prima. Ci no? sono degli errori, si chiamano di impostazione. Sì, ho capito. E io sto dicendo di questo: su tutte e due i gol che abbiamo subito dal Napoli ci sono delle sbavature difensive, come in questo caso, e nell'altro dove mi pare che i Bombiraghi davanti a Lozano. Raghi non che ci vogliamo fare da Sandro Bennucci. Che ci vogliamo fare? Anche lì non è che mi sia sembrato un mostro. E quindi errori e sbavature ce ne sono ancora, se no forse la Fiorentina invece 12 punti ne aveva qualcuno in più. No? E il problema sarà cioè cercare di fare combaciare tutte le pedine della difesa con l'azione difensiva, anche oltre al fatto della difesa in se stessa. Io confido in Italiano, il quale ha detto alla fine della partita: questa squadra ha ampi margini di miglioramento. Allora, che poi sia per dare autostima al gruppo, per dare autostima a se stesso, questo va da sé, ma va bene così, cioè nessuno mai ci verrà a dire c'è una banda di brodi, tranne Sosa e le sue omelette, insomma. Però è chiaro che qualcosa in più verrà fatto di sicuro, perché la squadra, se riuscirà ad assimilare meglio gli insegnamenti italiani, in questo sono fiduciosa, perché in Italiano ho fiducia, devo dire la Italiano, verità. Italiano gli ha dato 6, era da 6 per questa partita, e poi ti chiedo anche a te, più Pulgar o Torreira, ed in più Amrabat? Amrabat è da vederlo, perché è una fase di inserimento molto positiva, ha più ruoli nel centrocampo di Italiano. Perché migliorato, ecco. È migliorato, ha fatto quando c'è stato bisogno, ha fatto anche il regista, più arretrato, ma lo ha fatto. È una mezzala e quindi può fare l'altro in sostituzione appunto di Castrovilli, che non c'è, o di Torreira quando non gioca come regista. Tra Torreira e Pulgar, quella di Pulgar è una delle belle sorprese di questa stagione, sicuramente. Torreira secondo me però è un giocatore che deve ancora un po' inserirsi, ma può fare meglio. Se gli metto accanto, io credo che va sfruttato adesso il Pulgar positivo, che si è trovato bene in qualità di regista. Però poi alla lunga secondo me Torreira viene fuori, e lo dicevamo qui proprio la settimana scorsa, e non è da escludere con Italiano, prima appunto di questo ciclone Vlahovic, quindi non so come poi si rimetterà in moto lo spogliatoio della Fiorentina, però avesse in testa la possibilità di vederli anche insieme Pulgar e Torreira. Lui questa formula l'ha studiata, poi noi l'abbiamo tradotta facilmente il doppio regista, non è così, ovviamente okay. Torreira andrebbe a fare la mezzala, però ecco, di poterli vedere insieme secondo me l'opportunità ci sarà, e c'è proprio secondo me con queste due partite in vista, Venezia e Cagliari, che possono prestarsi a questo tipo, non è un esperimento, ripeto, perché Italiano lo sta facendo spesso in allenamento, quindi di esperimento a livello di partito guarda ufficiale. Guarda l'allenamento, ho letto oggi che Cacorin ha brillato nella partitella. Ma anche se non fosse vero l'aveva detto per forza, perché io se poi la cosa di Vlahovic si complicasse, ci fossero delle prese di posizioni forti o degli atteggiamenti del giocatore sì, che in questo momento... bisognerebbe avesse mandato a quel paese tutta la famiglia di commesso appunto, per quindi, far giocare Cacorin al posto di Vlahovic. Però ecco, va detto che Cacorin è in forma, perché sennò se poi dopo... speriamo. Questo. Da casa Marco? Allora, da casa Torreira sempre, Pulgar è solo un mediano, ci scrive Luciano da Empoli. Sempre Sandro Luciano è d'accordo con Sonia.
E scrive appunto Biraghi, sta tornando il problema degli anni passati in fase difensiva. Poi sul mercato, perché se ne abbiamo parlato tanto stasera, ci scrivono la Fiorentina deve lasciar perdere il mercato italiano, il mercato va fatto in Premier League, in Inghilterra hanno una marea di esuberi forti in panchina, è lì che devono prenderli. Su questo magari può essere un ragionamento giusto, nel senso la Roma per esempio, Abraham l'ha preso dal Chelsea, che insomma giocava pochino perché aveva davanti tanti insomma concorrenti qui in Italia, sì, magari l'ha preso all'inizio del campionato, certo. Lo prendi a gennaio, il discorso ti facevo prima, ma mi butti dentro. Sì, è rischioso. Insomma, è rischioso, no, ma è il discorso. È anche l'eccezione che noi abbiamo visto. Abbiamo preso Salah, certo. Venne a gennaio, certo. Se non sbaglio, sì. Ecco, venne a gennaio e esplose subito, sì. Perché il giocatore magari aveva detto... Sì, avuto... E prendemmo anche Ben Aluan dall'Inghilterra, anche Ben Aluan. Ben Aluan è il contrario di Salah, sì, certo. Però sì, è un discorso giusto, puoi andare anche a vedere, ma hai tempo per farlo, hai tempo da qui a gennaio, quindi in questo periodo puoi anche valutare il mercato inglese. Ripeto, ci sono giocatori forti che finiscono in panchina, finiscono fuori, magari hanno un orgoglio, un amor proprio, puoi anche avvicinarli e dirgli vieni a giocare nella Fiorentina, ci sta. Ho visto per esempio e apprezzo molto Odriozola. Odriozola secondo me ancora non è certamente di Alma Santos, per essere chiari, però è giocatore che prima di tutto ci ha già messo molto impegno, ha già fatto vedere di non essere una scartina e di poter... Cioè, di non essere un prestito secco di passaggio, insomma, non solo, l'idea di impegnarsi, ma anche di essere veramente un giocatore vero, che io penso può anche pensare di essere preso anche nella nazionale spagnola. Luis Enrique sta guardando e chi lo sa che... Di che anno è, scusami, Odriozola? Te lo dico, giovane. Sembra più, insomma, ora anziano no, però per dire, ecco, vabbè, no, vale. Credo che più di non abbia che più di 25, sì. 26 più anni, 20. È del 95, quindi no, cioè 26 anni, ho detto, va bene, va benone, è della maturità, diciamo così. Allora, noi andiamo in pubblicità e ci siamo per l'ultimo blocco. E dopo l'ultimo blocco ci sarà, lascio, e ci sarà subito. Io credo ci sia Giallo Toscana. No, credi, c'è Giallo Io credo Toscana ci sia, con Vittorio Betti e tutti i casi. Giallo Toscana, ma può essere anche Viola Toscana, cioè nel senso... Il giallo della Fiorentina. Che il giallo è diventato. Allora, andiamo in pubblicità per l'ultimo blocco, poi. Esperienza, qualità o comodità. Allo studio dentistico Innocenti non devi scegliere. Trovi tutto questo e molto di più grazie alla nostra posizione strategica, agli anni di esperienza dei nostri medici e alle tecnologie più moderne. Inoltre, i tempi di attesa sono brevissimi, perché direttamente nel nostro studio puoi fare gli esami diagnostici più all'avanguardia. Ci avvaliamo anche della microodontoiatria. Studio dentistico Innocenti. Ci prendiamo cura del tuo sorriso. Dal 1983, pasticceria artigianale immersa tra le colline Medice. Tradizione, passione e innovazione si fondono per rendere i vostri momenti più dolci. La pasticceria Delizia offre la possibilità di scegliere tra una ricca e squisita gamma di dolci. Realizziamo torte personalizzate, uova di cioccolato, torte da cerimonia, cake design, specialità pasquali e natalizie, perché ogni desiderio di dolcezza possa diventare realtà. La pasticceria Delizia si trova a Poggio a Caiano, in Viale Aldo Moro 3537. Da Giorgini puoi trovare molti servizi, fra cui autofficina, gommista, centro revisione auto e moto, carrozzeria con auto di cortesia, gestioni pratiche, noleggio auto e furgoni a 9 posti, impianti e revisioni di bombole metano e GPL. Tutto
tutto fatto con la massima professionalità e dedizione al nostro lavoro. Giorgini, Viale Europa 95E, Casalguidi, Pistoia. L'Isol Coperture di Prato è specializzata nella vendita e progettazione di sistemi per l'isolamento e l'impermeabilizzazione. Progetta e realizza sistemi impermeabili per qualsiasi tipo di copertura, vasche, laghi artificiali per la raccolta delle acque, vasche per la fitodepurazione, strutture interrate, fondazioni e parcheggi, con i sistemi tecnologicamente più avanzati. Soluzioni garantibili sino a 20 anni. Isol Coperture. Certificata con attestazione SOA OS8. Sette partite, 12 punti in classifica, quinta in classifica la Fiorentina. Luciano, vorrei un bilancio. Prima, diciamo a Luciano una cosa. Diciamo a Luciano una cosa. Luciano Dai invece ha scritto buonanotte, Luciano. No, Luciano, buonanotte, manca 10 minuti, rimani minuti, con noi. Poi via. Dopo c'è anche Giallo Ormai Toscana. È un opinionista nostro. Lui, è il nostro, sì, è il nostro telespettatore più, si può dire, assiduo. Fedele. Più fedele, più fedele. Stasera questi di parole spesso. Sono tantissimi anche quelli che non scrivono, sono nostri ascoltatori. È vero, è vero. Sì, Empoli, ma scherziamo con Luciano perché ci scrive, tanto. Perché scrive moltissimo. Ora, per esempio, non scrive più la signora Gilda, come mai? Si è già detto l'altra settimana. Poi siamo Sandra. Perché non c'era Sandro in diretta, secondo me. Sandra, Sandro, di tutto. Allora, mi fate un bilancio. Un bilancio in queste sette partite, 12 punti, Fiorentina quinta in classifica, ve lo aspetta. No, va bene. Questo doveva essere il tema di stasera se non c'era la bomba Vlahovic, cioè stasera con la sosta però della nazionale. No, ma fa per dirti, quindi eravamo soddisfatti, che perché si dava, insomma, le ricette di cucina. Ma infatti ti fa la domanda, nonostante la bomba sei soddisfatto? Sì, sì, ma tanto, no, ma tanto. Momento no, attenzione, di Benucci, attenzione. No, allora, sarei stato più soddisfatto se non ci fosse stata la bomba Vlahovic, bomba, insomma, il caso Vlahovic, sì, vabbè, e non ci fosse stata la difesa di Burro. Perché aver perso queste tre partite con questi gol incassati in questo modo, con tante palle da fermo non viste, perché la difesa non è stata, secondo me, organizzata al meglio, ecco, questo 12 punti, quinto posto, in una senza aver avuto, diciamo, se dei c'è punti la classifica deboli, così evidenti, possiamo guardare, sì, mi sarei potuto anche accontentare, sicuramente, sì. Napoli 21 a me punti, mi che Napoli non ha mai perso. Si stava al Tiosi, scusa, mi gira la testa a voi. Allora, Napoli 21, Milan 19, Inter 17, Roma 15, Fiorentina 12. Non vado avanti, Atalanta, Lazio, Juventus, però di solito siamo abituati a leggere sempre dalla parte destra, cioè, no? Dietro la schiena, dietro, guardaci le chiappe, ci sono ancora squadre interessanti. Ti chiedo, anche il Napoli sta facendo sognare tanto. Napoli ha quest'anno trovato, quest'anno potrà vincere forse. Napoli in questo momento è candidato meglio più loro, forte allo scudetto, che altri, è candidato dai, più forte, poi ci sono le due milanesi, però il Napoli, ma non perché sta facendo più questo. Più Napoli, le due milanesi o la Roma, si tolgo la Juventus? No, io in questo momento, ma credo nelle prime tre ci metto il Napoli e le due milanesi, io ci metto più Inter o Milan? Più Milan. E Pioli ti piace? No, Pioli ci piace, perché Pioli a me piace. Pioli ha ritrovato e ha ricreato in questo Milan, che nasce con tante emergenze, con tanto mercato fatto in estremis e tutto, è bravo Pioli a gestire queste situazioni, a trasformare in buono quello che di buono non c'è. Ricordiamoci da noi come gestì anche la situazione di Astori, quindi e Pioli sta sta facendo bene, perché ha un Milan che non è un Milan stratosferico, anzi un Milan molto ridimensionato, però lui tira fuori tante cose buone, quindi secondo me fa bene Pioli al Milan quest'anno. Napoli o le due milanesi? No, io penso anch'io Napoli. Napoli? Sì, da una parte mi farebbe anche piacere, insomma, che scendesse un po' questo scudetto, invece sta sempre lassù in Alta Italia, no? Va bene, mi farebbe piacere per nessuno. Diciamolo, diciamo. Il mio essere tifosa vede solo un colore, però se ha da essere un altro colore, vediamo se è quello del Napoli. Io ho simpatia per Spalletti, quindi sono anche contenta che sia tornato in Italia, che abbia la possibilità, beato lui,
di togliersi certe soddisfazioni. Noi ce le dovremmo togliere, no? Perché noi abbiamo bisogno, siamo di in attesa un po' più di tempo. Vedere futuri investimenti viola, perché se Vlahovic se ne va, se prende qualche soldino, ci finiscano di pagare la lavatrice, poi con quei soldi si dovrebbe investire veramente su una squadra, perché rischiamo, come abbiamo detto prima, per l'anno prossimo di perdere Milenkovic, di avere altri innesti da fare per dare a Italiano la possibilità di avere una squadra di un certo livello. Quello lo attendiamo anche noi, però, perché ora vediamo, ma ora vediamo, sei soddisfatta fino ad oggi, più momentaneamente che sono nel presente possiamo, sì, dire sei vissuto tre anni di delirio, se tu mi permetti, ho detto a me mi giri il capo a vedermi a vedere la Fiorentina lassù, Atalanta e Lazio dietro, a guardarci le terre. Sandro Bennucci, Napoli o le due milanesi? Napoli tutta la vita, anche per un fatto assolutamente affettivo, perché io ho scritto molto per il giornale di Napoli, Il Mattino, ho degli amici a Napoli, colleghi e anche non poi colleghi. Il tifo napoletano è molto simile a quello, sì, fiorentino, caloroso. Io negli occhi sempre ero a Napoli, inviato dalla Nazione, quando la Fiorentina giocò l'ultima partita di campionato, Napoli contro la Fiorentina, e Napoli vinse lo scudetto, era Napoli di Maradona. Devo dire, ci fu anche gli stessi giocatori viola alla fine quell'anno, fecero festa, si fece tutti festa ai napoletani per il primo scudetto che avevano vinto. Mm-hmm. E io credo che Napoli sia una piazza giusta, ora anche matura, per poter arrivare a rivincere lo scudetto. Ha una squadra assolutamente forte, ha un allenatore che sarebbe il suo primo scudetto, Spalletti, perché non mi pare l'abbia mai vinto. Ecco, da Certaldo allo scudetto, ecco, beh, io auguro al mio amico Luciano di potercela fare, così come auguro ai colleghi napoletani di poter davvero scrivere una pagina eccezionale ancora nella storia della storia. Tu, ragazzi, ricolloquiamo, ecco, tu scriviate dei successi della Fiorentina, in quanto giornalisti fiorentini. No, ma guarda, in quanto giornalisti fiorentini, ti posso dire che è reciproco, perché loro, i napoletani, non hanno mai guardato, a parte la famosa finale, a parte Gianni Carogna, che insomma, vabbè, vorrei dire, a parte quella, insomma, a parte, accomunati anche zero, a parte, no? Quella nottata lì, però i giornalisti napoletani ci hanno sempre detto, sono sempre stati dalla parte nostra. Sì, sì, no, ma io volevo dire, te sei contento, io sarei contento di vedere presto i giornalisti fiorentini che esaltano, certo, le vittorie importanti della nostra squadra. Cioè, Marco, ci manca da tempo, faccio la stessa domanda e poi se ci sono anche dei messaggi da... Allora, io vado in controtendenza e ti spiego perché. Ecco, allora, secondo me l'Inter è strafavorita per lo scudetto, e semplicemente perché intanto ha saputo sopperire la mancanza di Lukaku in maniera, penso, perfetta, perché penso che nessuno avrebbe scommesso sul fatto che Correa, Dzeko e Çalhanoğlu comunque riuscissero a non far neanche minimamente ripensare a Lukaku, quindi per quello vedo una squadra ben rodata che può far bene. In più il Napoli, non so come andrà a finire la questione Coppa d'Africa, perché il Napoli ha la sua spina dorsale, Koulibaly, Anguissa e Osimhen, che sono tre giocatori africani che dovrebbero andare con le rispettive nazionali. Non lo so, perché anche lì c'è parecchio diciamo polemica da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, chiaramente, perché sono giocatori stipendiati dal Napoli, che rischia di perdere nel momento clou della stagione per questa, appunto, la Coppa Continentale Africana. Quindi non lo so, secondo me, anche se ne parlava la settimana scorsa, il Napoli in Europa League fece turnover, non giocarono Anguissa e Osimhen e infatti perse la partita di Coppa. Quindi secondo me questa cosa qua, il Napoli non so se può fare a meno di questi tre giocatori. Allora, Napoli in Europa League non gliene importa niente. Ma se questo fanno, lo dici te. Lo dico io, ma lo dicono i colleghi napoletani. Non gliene importa niente dell'Europa League. Loro dicono che gli potrebbe la Champions, certamente, ma l'Europa League è sempre una cosa che non sono mai andati bene, e soprattutto si sentono, hanno una disaffezione per l'Europa League, per cui la sconfitta lì non fa testo. Fa testo invece un'altra cosa. L'Inter che vince a Sassuolo, attenzione, però guardiamo come ha vinto l'Inter a Sassuolo. Stava perdendo 1-0, rischiava di prendere altri gol, almeno altri 2 o 3, e improvvisamente
esce Handanovic, blocca l'attaccante del Sassuolo esattamente in maniera peggiore di come fece Dragoschi a Roma e non succede niente. Signori, anche Dragoschi fece fallo fuori area e Handanovic fa lo stesso fallo e non succede nulla. Secondo me era un'espulsione netta quella, perché era solo fallo da ultimo uomo, ma era anche un fallo, se si va a vedere, Handanovic tocca l'avversario, è vero che alza le mani, ma con l'anca lo tocca e lo butta giù e lo frena comunque andando davanti al giocatore lo danneggia. Quindi quella partita l'Inter non avrebbe dovuta vincerla, non l'avrebbe dovuta vincere, così come secondo me con un'altra Fiorentina non avrebbe vinto nemmeno a Firenze. Quindi è un Inter che è lì, ma ha avuto tutta una serie di episodi favorevoli durante alcune partite. Credo che tanti episodi, a quanti episodi favorevoli l'Inter ha diritto? A quanti miracoli abbiamo diritto? Quindi Napoli favorito. Sì, l'ultimo messaggio da casa. Posso fare questa scommessa con Sandro, che se il Napoli vince lo scudetto lo porto a cena fuori, gli pago la cena. La scommessa è Napoli se vince lo scudetto. Viceversa, se lo vince l'Inter. Sonia, Marco, e si è detto anche io e Riccardo che vinci il Napoli. Perché lui insiste, capito? Quindi ce l'ha così. Anche noi, non ci può. No, noi insistiamo sulla cena a questo punto. Diciamo se vince Napoli ci offre la cena. Comunque, se vuoi l'ultimo messaggio, sì, perché dico abbiamo questo. 2 minuti. Ma se Kakorin esplodesse, ci domando. Boom! Cosa, Sonia? Se esplodesse, lo Sputnik! Ho fatto lo Sputnik! Lo Sputnik. Ma magari noi lo chiameremo. Guarda, appena Kakorin segna un gol, fai la cena a Marco. Fa due. No, parte la cena, quello non c'è problema, ma lo battezzo Sputnik. Perché? Capito? Sputnik è la bomba russa, voglio dire, il primo missile russo Sputnik. Per cui ecco, noi lo chiamiamo speriamoci che arrivi lo Sputnik. Speriamo, se lo devi far giocare proprio se Vlahovic è spappolato. Insomma. Sì, ma aspettiamo un attimo. Sonia, ma noi quando vanno a cena loro due dove si va? Intanto andiamo in campo con Vlahovic e cerchiamo di battere Venezia e Cagliari. Certo. Uno. Poi senza dopo, fischi se arrivasse lo Sputnik, insomma, la squadra, noi applaudiamo, lo chiamiamo invece il Kokorin, lo chiamiamo invece il Kokorin, lo chiamiamo Gagarin. Andiamo sulla luna, siamo a posto. Siamo in chiusura, ecco. Io vi saluto. Allora, Riccardo Galli, La Nazione. Buonanotte. Ci vediamo venerdì prossimo settimana, per il pre Venezia. La partita tanto è di lunedì, quindi ci vediamo lunedì, abbiamo tempo, però ovviamente. Venezia col battella. Sonia Nichini, La Signora in Viola. Ciao a tutti, alla prossima, buonanotte. Ci aspettiamo, aspettiamo il tuo articolo. Vi aspetto sempre su Firenze Viola. Viola. Sandro Bennucci, Firenze Post. Questa settimana nessuna pagella, ovviamente. Però fatemi dire una cosa: come associazione stampa toscana ho risposto positivamente, anzi, ti ringrazio all'invito del collettivo di fabbrica della GKN. E martedì sera saremo al confronto con gli operai, con i sindacalisti, con tutti quelli che vorranno qui appunto, qui vicino a Campi Bisenzio, con la GKN. Noi siamo convinti di poter portare la nostra solidarietà e avere un confronto molto aperto, li abbiamo raccontati e ora, diciamo così, speriamo di arrivare ad un finale che sia lieto anche per loro. Grazie mille Sandro, anche un saluto a Marco Ligreci. Ciao Greta, alla prossima, buona serata a tutti. Alla prossima, domani ci sarà, continuerà Tutto Gol con Gianmarco Lucherini, mentre domenica e lunedì ci sarà la pausa proprio perché il campionato è fermo. Ci vediamo noi venerdì prossimo e buonanotte.